È tempo di camminare, è tempo di svegliarci, è tempo di riprendere forza, coraggio. Celebriamo in questi giorni il battesimo del Signore, anzi l'Epifania, che noi chiamiamo Epifania, ma che così in Oriente più giustamente viene chiamata Teofania, o meglio le Teofanie del Signore, cioè le manifestazioni del Signore, che sono tre: quella dei Magi, quella di Cana e quella del battesimo. Il battesimo lo celebreremo domenica, però nell'antica liturgia al centro dell'Epifania c'era il battesimo. I Magi e Cana erano a destra e a sinistra, ma il punto focale, centrale, è il battesimo. Il battesimo rappresenta per Gesù l'inizio della sua missione. Quando gli apostoli, riuniti prima della venuta dello Spirito Santo e dopo l'ascensione del Signore, dovettero scegliere uno che prendesse il posto di Giuda, e allora nella scelta, nella proposta, perché l'elezione fu demandata a Dio, dissero: scegliamone due che sono stati con noi fin dall'inizio, cioè fin dal battesimo di Gesù. L'inizio della vita è appunto il battesimo di Gesù. La vita di Gesù pubblica comincia con il battesimo, come la vita nostra nuova comincia con il battesimo. Ieri nella chiesa, nelle chiese bizantine, è stata fatta volare la colomba, che noi facciamo volare a Pentecoste, ma loro la fanno volare proprio nel battesimo di Gesù, per ricordare quell'episodio che ci narrano gli evangelisti, tutti e quattro gli evangelisti, che la colomba scese su Gesù, cioè meglio lo Spirito Santo in forma di colomba scese su Gesù e la voce del Padre suonò: e quel mio figlio diletto in cui mi compiaccio. Ascoltatelo, Gesù viene unto Messia e subito dopo viene cacciato dallo Spirito nel deserto per cimentarsi contro il capo dell'esercito nemico, il diavolo, e lo vinse. E dopo aver vinto il diavolo va a Nazareth e qui proclama la sua missione. Si proclama Messia, unto del Signore, e incomincia a predicare, incomincia la vita pubblica, il suo santo ministero. Comunque il battesimo segna l'inizio. Gesù scende con tutti gli altri e come tutti gli altri nelle acque. Egli si mescola ai peccatori. È comune dei tanti peccatori che chiedono il battesimo a Giovanni, battesimo di penitenza. E Giovanni non vuole battezzarlo, ma poi lo Spirito Santo dice a Giovanni di battezzarlo. Gesù gli ingiunge di battezzarlo e lo battezza. E quando esce dalle acque, mentre Gesù è in preghiera, scende su di lui lo Spirito Santo e avviene la teofania, cioè la manifestazione di Dio che proclama suo figlio come appunto suo figlio e inviato da lui per la redenzione del mondo. E in quel momento che Giovanni vede la colomba e grida: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Io battesi in acqua,
ma c'è uno in mezzo a voi di cui io non sono degno di sciogliere il calzare, egli battezzerà voi in Spirito Santo e fuoco. Per cui anche noi riceviamo il battesimo nel battesimo di Gesù. E come per Gesù il battesimo segnò l'inizio, così anche il battesimo per noi segna l'inizio della vita nuova. Nella santa effusione noi abbiamo ricevuto una grazia, il rinnovo del battesimo, il rinnovo della grazia battesimale e un nuovo impulso a vivere il battesimo, cioè la vita nuova, nei doni dello Spirito. E allora prendiamo coscienza di questo battesimo che abbiamo ricevuto già all'inizio della nostra vita, ma che era come dormiente in noi e che è stato risvegliato nell'effusione, che l'effusione si risveglia ancora in noi, in modo che camminiamo nella vita nuova condotti dallo Spirito di Dio. Quella colomba che scese su Gesù scende ancora su di noi e ci invita a credere, a sperare ed amare. Ci invita a camminare per la gloria di Dio, a camminare proclamando che Gesù è il Signore. E allora tutti insieme dobbiamo prendere coscienza di questo evento, stringerci tutti insieme, camminare insieme, rinnovare l'entusiasmo di prima, non affrosciarci così come se avessimo camminato troppo, come se avessimo perduto l'entusiasmo, come se avessimo perduto la fiducia in Dio. Dobbiamo camminare. Gesù è con noi, egli è il pastore, ce l'ho detto poco fa, è il pastore che ci precede. Le pecore ascoltano la sua voce e lo seguono. È lui che ci porta le acque tranquille, è lui che ci porta i pascoli buoni, è lui che ci nutre della verità, che ci rende liberi, ci nutre del suo amore. E allora tutti insieme cantando, giubilando perché abbiamo il pastore in mezzo a noi, camminiamo, non ci disperdiamo a destra e a sinistra, non facciamo da soli un cammino, il gregge cammina insieme. E quando qualche pecorella sbanda, ecco ci sono i pastorelli che li mettono insieme con il gregge perché sbandandosi possono ferire dei burroni o possono essere prede dei lupi rapaci. Camminiamo insieme, viviamo insieme con il Signore che è in mezzo a noi, cantando al Signore e ascoltando la voce del Signore, perché la voce del Signore ci nutre, ci dà la vita. Cioè c'è qui Gesù in mezzo a noi. Dobbiamo credere alla presenza di Cristo nelle nostre assemblee liturgiche, nelle nostre assemblee paraliturgiche. Quando ci radoniamo qui c'è Gesù qui in mezzo a noi, è il pastore che ci parla, che ci guida, che ci dà gioia, che ci dice: voi siete le mie pecorelle, camminate insieme, amatevi gli uni gli altri, difendetevi gli uni gli altri, state insieme. Perché questo stare insieme è stare insieme con me. Stando insieme tra di voi, state insieme con me. Io sono con voi. Non sono a destra e a sinistra con le pecorelle sbandate, ma sono con il mio gregge. Chiamate le mie pecorelle perché siano insieme qui, perché io li attendo, perché anche allora devo fare sentire la mia voce. Cosa ci dirà il Signore? Ci dice tante cose il Signore, ma noi sentiamo cosa ci dirà stasera. Siamo sempre in attesa dalla parola del Signore, ogni giorno. E ogni giorno è una novità, deve essere una novità. Dobbiamo avere questa curiosità santa di sapere che cosa ci dirà il Signore. Perché noi viviamo dalla parola del Signore. La nostra vita è diversa,
è una vita fatta di comunione con Lui, è una vita che dipende dalla Sua parola, è Lui che deve guidare il Suo popolo. E allora siamo qui con Gesù, prendiamo coscienza della Sua presenza, camminiamo con Lui, diamo la voce alle pecorelle che ancora sono lontane o sbandate di venire perché il pastore li attende, e amandoci, stringendoci attorno al Pastore Supremo, cantiamo a Dio, nostro Signore, perché siamo qui in cammino verso la Patria Celeste, siamo in cammino qui per la gloria di Dio. Canto 240. Lodare. Siamo qui per tessere un canto di lode, perché la lode è l'espressione della fede e dell'amore. E noi crediamo in Te, oh Signore, noi Ti amiamo, e non possiamo meglio esprimere questa fede e questo amore se non lodandoti e benedicendoti. Vogliamo lodare e benedire Te, ma lodando e benedicendo Te vogliamo benedire Dio, nostro Padre, che Ti ha mandato in mezzo a noi. E vogliamo di nuovo essere battezzati nello Spirito Santo. Ti chiediamo, o Signore Gesù, di soffiare in noi il Tuo Santo Spirito. Ti chiediamo, Signore Gesù, questa sera di condurci con Te alle acque del Giordano, perché lo Spirito Santo che è sceso su di Te scende su di noi, e noi possiamo così emergere dalle acque battesimali, dalle acque del battesimo, e iniziare il nostro cammino sulla terra, lodando e benedicendo Te. Lode e gloria a Te, Signore. Sì, oh Signore, vogliamo invocare il Tuo Spirito su di noi in questo momento, perché ci possa fare abbandonare a Te, che Tu ci possa cullare questa sera come un padre culla il suo proprio figlio, Signore Gesù. Ecco, vogliamo invocarti per donarti anche questo nuovo anno, Signore Gesù, questo nuovo anno della nostra vita, del nostro tempo che noi stiamo vivendo. Però Ti voglio anche benedire, Signore Gesù, perché c'è la possibilità di lodarti e benedirti. Ecco, vieni in noi, o Spirito Santo, perché possiamo continuare la nostra lode verso di Te, o Signore Gesù, verso Tu che sei nato in mezzo a noi e per noi. Vieni, o Spirito Santo. Spirito di Dio, riempimi. Spirito di Dio, battezzami. Spirito di Dio, puntami. Vieni ad abitare dentro me. Spirito di Dio, guariscimi. Spirito di Dio, guariscimi. Spirito di Dio, rinnovami. Rinnovami. Spirito di Dio, contagiami. Vieni ad abitare dentro me. Dio, riempici. Spirito di Dio, riempici. Spirito di Dio, battezzaci.
Un unico palpito di amore. Signore, abbiamo invocato il tuo spirito su di noi, abbiamo cantato, animaci, oh Signore, abbiamo bisogno di una nuova vita, abbiamo bisogno, Signore, di essere rianimati e ti chiediamo quest'alito di vita. Nel battesimo tu ci hai dato una vita nuova, ma una vita che cresce. Signore, alita continuamente dentro di noi, ravvivaci, ravvivaci nella fede, una fede splendida e smagliante che si manifesti in opere. Ravviva la nostra speranza che ci fa guardare i beni futuri, ci fa guardare in alto, ravviva la nostra carità, che ci fa abbracciare gli uni gli altri in un unico palpito di amore, che ci determina ad amare te, oh Dio, con tutta la mente, tutto il cuore, tutte le forze. Ti chiediamo, Signore, questo rinnovamento di vita. Vieni, Signore, in mezzo a noi, ravviva in noi, Signore, la fiamma. Ravviva in noi la vita, Signore, vogliamo camminare insieme, cantando, lode e gloria a te, Signore. E a te, mio gregge, così dice il Signore, ecco, io giudicherò tra pecora e pecora, tra montone e montone, ma io salverò le mie pecore e non saranno più oggetto di prova. Farò giustizia fra pecore e pecore, susciterò loro un pastore che si chiamerà Davide, mio servo, ed egli le condurrà al pascolo. Io sono il Signore e sarò il loro Dio, e Davide sarà il loro principe, e in mezzo a loro. Io sono il Signore e ho parlato. Noi ti lodiamo, ti ringraziamo, ti benediciamo. Noi, Signore, crediamo in Te. Sei Tu l'unico Salvatore, sei Tu l'unico Signore, sei Tu l'unica guida. Tu, Signore, camminerai davanti a noi e noi cammineremo davanti a Te. E Tu ci porterai, Signore, a floride campi, a floride e a fresche acque. Signore Gesù, noi vogliamo venire dietro di Te. Solo Tu sarai il nostro pastore. E ora ci dici, voi siete le mie pecore, siete il gregge del mio pascolo ed io sono il vostro Dio. Sì, Signore Gesù, ti ringraziamo perché noi riconosciamo solo Te e lo Spirito che Tu hai mandato su di noi. Grazie, Signore. Suo Figlio, così io consolerò voi e sarete lieti in Gerusalemme.
ti lodiamo e ti benediciamo, Signore nostro Gesù Cristo, perché noi contiamo su Te. Signore, noi contiamo sulla Tua misericordia e sicuramente è l'unica cosa buona che abbiamo fatto nella nostra vita, quello di conoscere Te e inginocchiarci davanti a Te. Signore nostro Gesù Cristo, noi da Te aspettiamo questa gioia interiore. Ce la stai già dando, oh Signore. Vediamo già gli effetti della Tua opera dentro di noi. Sentiamo il calore del Tuo Santo Spirito in questa nostra comunità e in ognuno di noi. Quanto siamo qua vicino a Te, oh Signore, noi sentiamo la Tua paternità, ci sentiamo figli Tuoi. Signore, ma Ti preghiamo anche, fa che questa testimonianza possa essere data anche fuori di qua, oh Signore. Mantienici, oh Signore, la Tua paternità, ma soprattutto fa che noi ricordiamo sempre di essere Tuoi figli, anche fuori di qua, da queste mura, oh Signore. Fa che diamo buon esempio, oh Signore, cose che finora non abbiamo fatto. Capovolge, oh Signore, la nostra vita. Butta fuori quell'uomo vecchio che ancora è radicato dentro di noi e fa che finalmente emerga quell'uomo nuovo che Tu vuoi che ci sia dentro di noi, perché gli altri possano riconoscerci come figli di Dio, come cristiani. Fa, oh Signore, che possiamo finalmente renderti felice, avendo accettato in pieno il Tuo Santo Vangelo. Lode e gloria a Te, oh Signore. Signore, aggiunge a quel testo un altro simile. Rallegratevi con Gerusalemme, sfavillate di gioia con Gerusalemme, voi tutti che avete partecipato al suo lutto, succerete così al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni, succerete deliziandovi all'abbondanza del suo seno, poiché, così dice il Signore, ecco io farò scorrere verso di essa come un fiume la prosperità, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati, come una madre consola un figlio, così io vi consolerò, in Gerusalemme sarete consolati. Signore, Ti chiediamo questa abbondanza, l'abbondanza del Tuo latte, l'abbondanza delle Tue consolazioni, ma questo latte, queste consolazioni non sono fine a se stesso, servono a noi per prendere nuova forza, per camminare nel cammino che Tu ci hai segnato, per rincuorarci, per dirci che Tu ti interessi di noi, che siamo Tuoi, che Tu ci ami. Signore, dacci questa Tua consolazione stasera, questa Tua ricchezza di latte questa sera, perché ne abbiamo bisogno. Fatti sentire come madre in mezzo a noi, oh Signore, facci sentire come i bambini con Te, oh Signore, dacci la sicurezza che Tu ci ami, perché noi, sentendoci amati, possiamo camminare stretti gli uni agli altri verso il traguardo che Tu ci sai, che Tu ci additi. Lode e gloria a Te, oh Signore. Gloria a Te, oh Signore, grazie, oh Signore, benedetto è il Tuo nome. Benedetto Tu che sei presente qui in mezzo a noi, oh Gesù. Benedetto Tu perché Ti vuoi prendere cura di ciascuno di noi, oh Signore. Tu stasera stai dicendo cose grandi. Assicuri la Tua presenza attraverso il Tuo Spirito, ma non Ti limiti a questo, oh Signore. Tu vuoi fare capire a ciascuno di noi nel profondo del nostro cuore che Tu sei l'unico vero consolatore. Tu sei colui che veramente lascia le 99 pecorelle per cercare quella smarrita. E quante volte, forse anche stasera, oh Signore, tanti di noi, forse tutti noi, ci sentiamo la pecorella smarrita. Ed è proprio a noi che Tu ti stai rivolgendo stasera. Allora Ti chiediamo, oh Signore, compi veramente il prodigio più grande. Convincici di questo. Facci capire nel profondo del nostro cuore che Tu sei qui proprio per ciascuno di noi. Tu sei qui, oh Signore, perché non vuoi che nessuno di noi venga perduto.
Tu sei qui, o Signore, perché vuoi stringerci al Tuo cuore, vuoi farci capire che Tu ci ami, vuoi farci comprendere, o Signore, tutte queste cose. Ma noi siamo duri di cuore, o Signore, perché se non saltiamo nelle sedie, se non gioiamo, o Signore, significa non abbiamo ancora capito la profondità di quello che Tu stai dicendo. Tu vuoi fare di noi le Tue meraviglie, Tu vuoi guardarci e dire, ecco il Figlio. Guardando il Padre, guardando noi, vuoi additarci per dire, ecco coloro che mi hai dati. E allora, o Signore, convincici di questo. Abbiamo invocato il Tuo Spirito e Ti chiediamo ancora una volta, o Signore, fa che questo Spirito possa darci la piena consapevolezza di quello che Tu stai compiendo in ciascuno di noi. Fa che guardandoci l'un l'altro, o Signore, possiamo comprendere, ecco, ecco la Tua presenza. Come sarebbe bello poterlo dire, o Signore, guardandoci negli occhi. Guardandoci negli occhi e riconoscere le Tue opere, il Tuo amore, la Tua presenza. Forse queste mura crollerebbero per la grande, immensa gioia. Allora Ti chiediamo, o Signore, non permettere che uscendo da questa sala stasera qualcuno di noi esca sconsolato. Tu che sei la consolazione. Ecco, Signore, toccaci nel profondo, te lo chiediamo con tutta la forza che possiamo avere. Toccaci nel profondo perché possiamo prendere coscienza che Tu sei qui per ciascuno di noi, per poterti lodare, o Signore, per poter danzare a Te per quello che Tu sei, il Signore che dà vita e che dà gioia. Gloria a Te, o Signore, gloria in eterno, benedetto è il Tuo nome, la Tua presenza, il Tuo amore, grazie, o Gesù. Signore, facciamo nostra la preghiera di Franco. Tu sei qui in mezzo a noi, ci vuoi scuotere, ci vuoi dire, io sono con voi, io vi amo uno per uno. C'è ancora un testo che il Signore ci indica in Isaia 40. Ecco, il Signore, Dio viene con potenza, con il braccio Egli detiene il dominio. Ecco, Egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. Come un pastore Egli fa pascolare il gregge, con il suo braccio le raduna, porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri. Sì, o Signore, Tu ti prendi cura di ciascuno di noi. O Signore, noi vogliamo comunicarci questa bella notizia. Il pastore è sceso qui in mezzo al suo gregge, egli chiama tutte le pecorelle, venite, venite, andiamo incontro al pastore che è in mezzo a noi. Egli si prenderà cura degli agnellini, delle pecore madri, delle pecore venite, delle pecore lontane. Andiamo, andiamo a trovare il Signore, ritroviamoci tutti insieme, cantiamo a Lui, alleluia. Canto 282. Signore, ci vuole radunare qui questa sera, vuole rivivere con noi il mistero del battesimo. Signore Gesù, noi vogliamo rivivere con Te il nostro battesimo. Tu ci dici, io sono stato battezzato nello Spirito Santo e anche voi siete stati battezzati nel medesimo Spirito. Radunatevi attorno a Me. Radunatevi attorno a Me, celebrate questa sera il mistero del mio battesimo e del vostro battesimo. Io vi ho dato Me stesso vita nuova nel battesimo, voi avete ricevuto il mio spirito nel vostro battesimo, celebriamo insieme il battesimo. Radunatevi attorno a Me, stringetevi attorno a Me, fate con Me un'unica cosa. Così tutti canteremo, perché il Padre è come su di Me, così su di voi, fa sentire la Sua voce. Ecco il mio Figlio diretto in cui mi sono compiaciuto, ecco i miei figli che si radunano attorno al mio Figlio, in esso è la mia compiacenza. Fratelli e sorelle, celebriamo il mistero del battesimo questa sera, del battesimo di Gesù e del nostro battesimo. Ringraziamo il Padre, siamo stati figli del Padre,
Egli ha mandato il suo spirito dentro di noi, e come Gesù anche noi possiamo gridare Abba Padre. Esultiamo per questa grande realtà. Siamo qui questa sera per celebrare questo grande mistero. Amiamoci gli uni gli altri, teniamoci stretti gli uni gli altri, viviamo questo mistero questa sera e cantiamo insieme con Gesù al Padre che ci ha battezzati nel suo Santo Spirito.